Senti, senti che figata. Che rumore fa? Troppo figa, a me fanno impazzire questi rumori, raga. C'è molto lavoro anche su sta roba. Ma Oh, stacca. What? Oh, che cazzo? guarda! Ma cos'è? Cosa? Vi ha buttati via? No, si è accappottato il cubo! What? What the fuck? Oh mio Dio, raga! Mona! E niente, tante grazie. Bene ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite. Buon compleanno al cubo più seguito al mondo. Forse sono in ritardo, questo augurio andava fatto ieri mattina, ma comunque raga, è uguale. Qua sotto tra i commenti voglio un commento da tutte le persone che hanno visto o seguito il cubo almeno una volta. Se erano presenti e quindi giocavano già a Fortnite al momento della sua creazione. Se avete cominciato a giocare dopo, tranquillissimi, commentate lo stesso. Un semplicissimo cubo che ha colpito tutti quanti ragazzi, non si sa per quale motivo, eravamo attaccati. Tratti da esso. Ma vi ricordate quante ore ed ore in stream solamente per aspettare un movimento? Siamo partiti da un'ora e circa 43 minuti da un movimento all'altro per poi scalare sempre di più a movimenti più veloci. Qui a terra ci sono ancora i segni che sono stati lasciati dai fulmini colpendo ogni singolo cactus. Sta di fatto comunque, ragazzi, che se spostiamo la nostra visuale sulla destra, lì abbiamo il Rift Beacon, quindi è vicinissimo all'esposizione del cubo. Oggi alle 10 dovrebbe attivarsi, perché è impossibile che non si attivi, ragazzi. Domani ci dovrebbe essere aggiornamento 10.20 e di conseguenza, tramite l'update, che sarà una vera e propria patch, non un content update, la zona desertica, almeno per metà, ragazzi, dovrebbe cambiare. Voi cosa vi aspettate, ragazzi? Un comeback di Putrido Pantano oppure qualcos'altro? Qui è difficile che vengano apportate delle modifiche perché vi è il memoria del cubo, quindi la missione deve essere completata e forse non andranno a toccare nulla qui. Quindi davvero poche ore del generatore insieme al pannello solare si andranno ad attivare e raccoglieranno l'energia di sponda del saccheggio e poi domani, ragazzi, mega sorpresona. Però a proposito di sponda del saccheggio e di punto zero, ragazzi, oggi ci dobbiamo ricollegare a qualcosa che vi è all'interno dello shop giornaliero. Quindi torniamo nel menu, ragazzi, e scopriamo tutto quanto assieme. Eccoci qui, raga, andiamo a cliccare subito sul negozio oggetti ed ecco qui lo shop giornaliero. Novità, novità e poi basta. Ah, c'è Zero Eterno che mi è stato regalato prima. Nuova skin infinito, 1500 V-Bucks. Carina. La fenditura all'interno del torace è veramente bella, molto bella. Ma riesco ad avere una posa diversa da questa, così riesco a vedere, diciamo, la parte interna. Vediamo. Ok. Ma fatemi capire, all'interno della testa a sponde del saccheggio vi è proprio il nucleo del Nexus. È fantastica questa skin, raga. La vittoria è scritta nelle stelle. Fa parte del set viandante delle stelle, quindi Starwalker. Ed il backpack, che dite? Non lo vediamo? Vediamo un pochettino. Ok, rilascia un sacco di frammenti e materia viola. Diciamo che all'interno di questa skin risiede l'energia del cubo, quindi il nostro Kevin è proprio all'interno di infinito. Il piccone attacco stellare 800 V-Bucks, non mi stupirei se avesse dei suoni che riguardassero magari, oppure che si avvicinassero al cubo. Ascoltiamo. Il secondo suono si avvicinava tantissimo, raga. E vi giuro che è la prima volta che sto ascoltando questo piccone. Alcuni suoni ricordano infatti, raga, avete presente quando picconavate il cubo e c'era quel suono stranissimo? È quasi uguale. Il bundle di Major Lazer è il terzo giorno che è all'interno dello shop e va benissimo, raga. Freestyle l'abbiamo presentata ieri. Il nostro speaker umanoide, eccovelo qui in due versioni, predefinito e verde. Zero Eterno, già in possesso, ma ancora la devo scoprire su tutti i vari item. Quindi cominciamo a scorrere. È una wrap animata da 500 V-Bucks. Grazie mille Mix per il regalo. Allora, il movimento si vede, è alquanto lento, però andiamo a scoprire subito sul nostro caro amatissimo Mecha. Ci sta, ragazzi, ci sta. Mi ricorda tantissimo un'altra wrap vista così, però va bene, dai, Zero Eterno, non si ci rinuncia. Oggi ci sono ben due emote da 200 V-Bucks ed una da 500 chiamata extraterrestre. Il nostro Howard è tornato nello shop, così a caso, giusto per infinito, raga, ma... Base boosted. Fantastico questo balletto, raga, fantastico. E poi abbiamo dab profondo. Mi piace. Ululato. Non riesco mai a beccare l'easter egg di questa emote, mai, mai, mai. Non ce la posso fare. E vabbè, e poi abbiamo Bracer, una skin da 800 V-Bucks.
mediocre. Io però questa qui, ragazzi, proprio per amore del cubo stesso, per amore del Rift di Fortnite, la vado ad acquistare subitissimo. E mi raccomando, anche voi, come dice qui il banner JKR Martex nello shop, cliccando qui in basso a destra su supporta un creatore. Sapete che cosa fare, ragazzi? Il mio tag è proprio quello che vedete qui al centro, cliccate su accetta e mi avete supportato. Grazie a tutti coloro che lo faranno. Andiamo a cliccare su infinito, acquista oggetti e let's go. Thank you so much, brother. Raga, per oggi è tutto. Non vedo l'ora di portarvi in live l'aggiornamento con tantissime news e poi tantissimi altri video. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un bel like, condividetelo con tutti i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. E noi ci becchiamo in un prossimo video. Un salutone da Martix. Ciao, brothers.